Allez, il est temps d'aller pêcher l'eau, qui est à dire rendez-vous in Ascupaes et les montagnes, à ce qu'on doit nous retrouver à Piric Nanini. Io sti la stasera bi portemo besabieve di gaccia in nasco e siamo in corre di subaesa mesa a Iesa che è giusto di sotto a Iesa San Michele e uso campanile. Allora quale con conosce a Ascu, paese montagnolo che conta una settantina di persone alla nada o doppio d'estate come tutti i paesi in Corsica, un paese, un fiume, una montagna che bene noi a scopre assai assai turisti d'estate, è un luogo che campa di noi d'inverno uso campuine in due sono numerosi i corsi acculaci a bere qui e a passarci una stonda d'inverno. E infine la schese con i sciudi di noi come pastori rinomati, ma io eremo qui anche qui o tempo e corso. Allora per parlare siamo con un mare di Agumuna, buonasera, buona Franceschetti. Allora si demere da poi 3 anni, o 2010, e si accabula una comuna così, che c'è il paese stesso, a stazione, c'è il fiume, non è mica troppo difficile a maestra. Difficile, un fusi che è fatto di essere in piena montagna rende subito tutto ciò che si può fare di maniera difficile. Cioè appiale con una certa pazienza. Filosofia di no? Questa qui filosofia, ma è appiale a fare uno appresso all'altro. È come quelli che viaggiano in montagna, un po' avanti all'altro, piano piano, e così si può andare lontano. Ah, non si è mai parlato così tanto dell'interno, di rurale, di montagna, pur qui l'abitante Galano erano a poco presso 500 dopo la guerra o delle muette settantina, ci crede sempre a far cambiare l'affare qui in paese? Ah, se non ci crede, sarebbe il troppo essere. Ci credo sicuro, e poi i paesani che restano ci credono in noi. Solamente i paesi sono spopolati, è un pezzo che hanno cominciato a spopolarsi, non è mica là, chi è viaggio si è sviluppato, chi l'interiore si è perso, si perde piano piano, ma cioè quantunque aveva una certa resistenza per fare in sé che l'affari un po' che non mica tutto a caderno come l'è previsto sicuramente per certi. Un turismo può essere un attrezzo per sviluppare, per far bene di noi a gente e per fare l'estate soprattutto. La nostra ricchezza è questa. Noi qui la nostra ricchezza all'Ebrica era fatto di pastori, era un paese di pastori, dunque la nostra ricchezza era la produzione di tutto ciò che veniva dal pastoralismo. Oggi non è più questa, oggi è vera, la nostra ricchezza è tutto un ambiente, è montagne che ci hanno un fiume di vale l'oro, e a neve che ci permette d'inverno di attirare attorno abbastanza niente per che il paese continui a campare e spero che camperà. Allora, il turismo, noi siamo andati a Bistigà per il paese, per il suale, per di noi la stazione, a bere come la si basse a stazione turistica per i commercianti, figlia di Suriborto, fatto con François Albert Bernardi e Yann Benard. A passi più o meno sicuri, so pareti ogni giorno aggirando la pesse montagna schese. Ascu di una di edape di Ugervin è diventato un luogo prediletto per i turisti montagnoli. La montagna, c'est mon plaisir, c'est ma passion. Voilà, j'aime marcher et la montagne, ça rafraîchit, ça donne un peu un côté seul, isolé. Et on a tout à apprendre de la montagne. Ce que moi j'apprécie encore, c'est qu'on peut être à la montagne, à la mer, en l'espace de peu de temps. J'adore regarder le terroir, écouter parler corse, goûter les produits corses, et je trouve ça juste génial. Et en fait, c'est une tellement belle île qu'on peut vraiment découvrir sur tous les aspects, le côté sportif et le côté farniente. E si turisti, come i corsi, facciano campare i commerci che si trovano a stagione d'Ascu. Tenuti da famiglie aschese, ce ne tre, si può mangiare bene e anche dormire in deserti. Ma basta bere e viure di saderazza quasi ioda per capire che di luglio c'è assai meno gente che di maggio e di giugno. Avevo un mese di luglio, c'è una grossa galata, trovo tempo che è troppo caldo. Poi a gente, un giorno più tardi, dopo il 14 di luglio,
e faccio che c'è una rossa calata non te lo cerco adentro non piacciono mica come un mese di giugno visitiamo. Noi da quest'anno, per quelli che sono qui tediano, che hanno e bene dopo le girandolate, si buono va a cura per via di l'osteobadia. François Ottavi è stato ogni giorno da onde giore in mano a settore Iser, lì è andato direttamente sopra luogo per cura quelli che sono stropi. Le Gervin, c'est tout le temps une aventure et c'est tout le temps un décalage dans la vie des gens. Et il y a tout le temps une recherche derrière un traumatisme, un bobo qu'on peut avoir. Et donc j'ai sollicité la mairie qui m'a accompagné et qui m'a aidé à m'installer ici, donc à Ascq ou sur le Gervin. E dienti di Gervin, elli ne erano poche mica. Su gaffè si trova in paese d'Ascq, 15 km più in basso che a stazione. Questi di nuci ne pareti, solo cambiamento a clientela ne agli stessi, c'è di più corsi e meno turisti, manco se la si aspettavano a di più mondo sono soddisfatti. Ascoltate, lì c'è appena di mondo, comunque. Di una stagione appena di vigile, ma comunque questo garlo c'è assai di mondo che passa di corpo. Ascq di nu uso valle, uso fiume e di vatto tutte le attività che sono sfruttate, tiruliane, spassigliate, inquadrate con guida e di nu canyoning o rafting, ma quest'anno in un mondo di sole d'Ascq mancano assai turisti, c'è una maggior parte di stranieri, ma pochi francesi. Io faccio quasi 30 anni che lavoro qui e mi vado a Via Ferrada 25 anni fa e la prima annata che è così. Perché il tempo c'è un bel tempo, c'è l'acqua nei fiumi e anche dappertutto manca un mondo. Manca un mondo di che fa nascere un ebogue di ben seri per un paese Ascq dipendente assai di un turismo naturale e montagnolo. Allora qui abbiamo un secondo invitato, Francis Mercuri, buonasera. Sì, de paesano, anziano bastore e di nuovo scrittore. Allora poi sul turismo, tanto non esisteva manco, non è manco conosciuto, chi ne pensava? Cominciava appena, eravamo di lì, sentivamo parlare di turisti, ma noi tanto i turisti erano inglesi per noi, non eravamo manco. E dopo hanno cominciato, poi nel 60, quindi a 6 turisti, ma ai tempi non abbiamo conosciuto pochi turisti. È stato un ben per il paese? Beh, non mi ha costato mai, perché quantunque, per i commercianti, quantunque. Portava appena in ricchezza, portava la pena. Per i commercianti era stato un bel, sicuro, perché ben. si sono fatti l'hotel qua sulla stazione, dopo hanno viaggiato con il turismo, hanno viaggiato. E poi va pure questi rifugi, il barco, torna, viaggiano con il turismo. Dunque, aiutato assai, aiutato. Allora, sul turismo, Bernard Franceschetti, l'avete a Stadina, si turisti che bene, non l'avete di nuovo in guerra qui in Corsica, pur non ci lavate mica con dunque a tenere i paesani qui, come spiegate? I paesani, ogni mattina ci sono sempre gli anticoraggiosi qui, che facciano i commerci, che hanno fatto i commerci, che hanno messo i soldi per farli, facciano giustamente per poi lavorare qui e poi impiegano a niente. C'è un pacchetto, non c'era mica tanti commerci prima. Ci sono e marchiano. C'è questa stagione, viaggia dunque d'inverno, ma d'estate non c'è mica attività, in continente a Vage, nuove biciclette, tutto che BMX, ci sarebbe un progetto di sviluppare di nuovo anche l'attività d'estate, la stagione? Cioè, in tutti i casi riflettiamo, non c'è possibilità di organizzare. Certi affari che si buono va di stadina non t'hai viste di stazione Ascq. Francis Mercuri, a montagna è bella, ma poi di noi è ben rigolosa. C'è stato in 60 anni un'avalanche che aveva fatto 4 morti e 4 zedele. C'è stato di noi Gascitone, generalmente diranno 2015, 7 morti. O berigolo da montagna, poi le sempre intese dai vetti che avevi dicendo. Beh, io per la montagna sicura, c'è la montagna, fa attenzione alla montagna, cioè mica a parte così, per esempio i spaziati per fuoco cioè che passi, cioè viene attenzione. Il pericolo c'è la montagna sicura. Io, ma i nostri vecchi, noi, io buro, hai fatto tutta una via dalla montagna, riguardo a capo, riguardo a pecore e tutto. Boh, accidenti, io accidentavo con il santo, io mica conosciuto l'accidente, è avuto un accidente di caccia, boh.
fatto accorgere, non c'è niente di caccia, ma questione della nostra passione di gol, me l'hanno fatto questo, non l'ho mai conosciuto. Ah, passiamo a un basto realismo, qui in paese, voi ne avete conosciuto, siete 36 bastori, a tempo, oggi ce n'è più che uno solo, o vostro nipote, ma la Franceschetti, come spiegate questa valata tremenda? No paese rinomato per i bastori? Il paese era rinomato, non c'era tanto affare a fare, tanto, dunque era uno di un travaglio più sviluppato, più importante, e poi dopo l'affare si giunti a lavoro, la gente, un gaggio ogni da lavoro, i bombi ogni a lavoro, tutti ogni a lavoro, qui non c'era più bisogno di fare tanto affare, la vita era, quantunque Francia può dire, era appena stradiata, non era mica un affare facile. E così l'affare si sono spenti. Ringraziamo, è un peccato, un due parole impiegato su bastorismo, che non ci sia più bastore, quasi più bastore in paese. Sicuro che è un peccato, a prova che tutti i paesi dove erano i bastori si sono sbidati, a prova che a confine va a regalo spavento, vedi me con questa macchia, prima era capo spontaneo, c'era proprio i bastori. Ringraziamo in tutti i casi, si è a tagliare la corte, a settimana ringraziamo a tutti, anche le squadre tecniche, a settimana che bene ci ritroveremo in Sonza. Un grazie à vous, Pierrick. Merci également à toutes nos équipes.